Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server 2 con la capra malefica questa volta, ma una nuova mappa, una mappa che almeno dai suoni, dagli effetti speciali che sento, deve essere davvero carina. Si chiama The Labyrinth e devo zoomare vicino alla capra perché altrimenti è molto molto strana, è molto atmosferica. Però mi perdo nei cespugli, quindi zoom ancora un po' sulla capra, si può zoomare. Bene, penso che dobbiamo uscire da questo labirinto. Come si fa a uscire da un labirinto? Beh, semplicemente camminando e cercando l'uscita. Come vedete ho la capra normale. C'è una capra d'oro qui. Wow. Come vedete ho la capra normale e... Oh cazzo, ecco. L'ho ammazzata. Ho preso un altro. Via. Ok. Beh, bellissimo. È anche abbastanza strano come posto. Vediamo se riusciamo ad uscire da questo posto. Ok, ragazzi, non ci crederete mai, ma ho sbloccato la Space Goat che ha due testicoli in testa, pulsanti. E mi è venuta subito un'idea, perché a parte che vediamo che tira le capate questa Space Goat, guardate. Si accappotta e poi va pianissimo. Andiamo se possiamo entrare in casa. No. Dai. Devo entrare in casa, devo... Vi ricordate che ho... Oh merda. Vi ricordate che ho... Nel primo gameplay ho sbloccato l'UFO che è proprio in quella direzione. E beh, questo è un UFO, una Space Goat, insomma. Niente. Devo farmi vedere un'idea. E l'idea è arrivata immediatamente. Ho una custom qualcosa che si chiama Mini Goat e l'ho unita a Space Goat. Adesso andiamo a vedere che cosa succede se l'UFO va a portare l'UFO a casa. Cioè portiamo la Space Goat. Poi guardate come salta. Oh merda, che è successo? Ma che cazzo? Ma lol, sono diventato una seppia. Secondo me ho un'altra capra. Ogni tanto trovo sti capretti qua, vuol dire che sto andando nella direzione giusta, credo. Comunque ci si perde molto facilmente, ma proprio tanto. Sto cercando di farvi vedere tutto il gameplay, ma è veramente veramente impegnativo qua. Sono andato per sbaglio nell'arena e mi si è alzata la testa. Mi si alza la testa. Non so perché. Niente, diventa una piovra. Ok, ce l'ho fatta. Si era buggato probabilmente. E ho dovuto rimettercelo. Però questa volta è andato. E adesso ho la Space Goat. Aspetto la mia navicella spaziale. E secondo me dovrebbe succedere qualcosa di epico. A meno, eccola, si sta avvicinando. Vediamo che succede, sono emozionato, dai. Vediamo che può succedere, che succede? Però i testicoli, eccomi, arrivo, papà, mamma, arrivo, Vediamo che succede. No, ma è una trappola pure per queste cose. Ma non può essere una trappola. Dai, mi hanno preso per culo pure, no. Guardate come si muove male questo asteroide. Signori, ho trovato anche la Giant Goat. Adesso la andremo a vedere insieme. Io spero che sia quello che ho sempre voluto in questo gioco. Oh sì, è lei. La balena, ragazzi. La balena. Super Secret Tunnel. Guardate povera balena che... Si può solo rotolare. Oddio. Ma è fighissima però la balena, dai. Ma come fanno degli sviluppatori a pensare a questa cosa? Cioè... LOL! Che cazzo è successo? Madonna, la telecamera merda. Con la R c'è la cosa specialissima. E poi è spaventosissimo. Cioè sto suono, sta musica di sottofondo che non si può togliere, non si può togliere proprio, non la posso togliere.
nemmeno dagli effetti speciali. E non so perché ci sia, in effetti. Però, beh, la mappa finalmente è una mappa carina e con uno scopo ben preciso, cioè quello di uscire fuori da questo labirinto merdoso. Questo è quello di prima. Ma è spaventoso visto da dietro. Però gli tira una capata e muore. No, non è morto un cazzo. Devi morire. Bene ragazzi, stiamo provando una nuova ed entusiasmante mappa. Si chiama The Platformer. E dovrebbe essere un platform, credo. Ti fanno iniziare con la capra un po' piccolina, credo. Sì, un po' più piccola. Che cazzo è quello? Si vede un cazzo, non si vede. Non so come vedete voi, ma io non vedo assolutamente nulla. Quindi è un platform in tutto e per tutto. Diciamo. Ah, ho capito come si muove la balena. La balena si muove grazie al flusso malefico del suo sfiatatoio e fa delle cose strane. Avete mai visto una balena che fa così? Potrei andare avanti per ore e vedere balene piantate negli alberi, ma credo che la finirò qui. Ok, dopo innumerevoli tentativi io ce l'ho fatta ad arrivare qui su, ed è stato molto difficile. E adesso che devo fare? Mi butto. Questa mappa è davvero incasinatissima. Credo di aver raggiunto una parte bonus. Infatti ci sono... Non so perché c'è gente qui. C'è l'alieno. C'è pure il robottino. Merda, sei una merda, robottino. Ottimo. Ottimissimo. Che c'è qua? Boh. Sinceramente non so più dove andare. Che cazzo? Vaffanculo. Devi morire. Boh, ragazzi, questa è una delle mappe più difficili in assoluto di... Che cazzo, un altro coso. Di God Simulator. Ogni tanto trovi ste bestie immonde che ti vogliono cercare di ammazzare e ti caghi pure sotto perché ti escono random. Però se io proverò a finirla e lo scopriremo solo nel prossimo gameplay.